Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Mio podcasting, stagione 16, episodio 187R. Ciao! Cosa è e a cosa serve la geopolitica italiana? Mio podcasting, stagione 16, episodio 187R, reaction. In questo podcast di reazione a commento di vari webinar sul tema cosa è e a cosa serve la geopolitica italiana, iniziamo con due webinar i cui links li trovate in descrizione, così come tutti gli altri webinar che andrò a enumerare per numeri. Dunque, i primi due webinar sono Geopolitica, colloquio professor Giannulli contro professor Boldrin. Per farla corta, anzi cortissima e breve, vi consiglio di andare a visionare i due webinar che come contenuti si equivalgono più o meno, cioè guardate l'uno o guardate l'altro, tanto più o meno sono simili, perché poi i due professori nel dialogo iniziano a divagare su altri temi. Farla corta, cortissima e breve, il professor Giannulli, uno storico, e il professor Boldrini, un economista, concordano sul fatto che il termine geopolitica è un'etichetta comunicativa, una sorta di aggettivo qualificativo per il grande pubblico per fargli capire che si sta discutendo di rapporti internazionali, perché usare il termine rapporti internazionali non lo capirebbe nessuno. Per il professor Giannulli, lo storico, è possibile fare previsioni nel lungo periodo, almeno in termini di tendenze. Per il professor Boldrini non è possibile fare previsioni geopolitiche, peraltro la geopolitica non ha alcun modello scientifico a cui rifarsi. Poi i due professori sbroccano per la tangente andando a discutere di temi palesemente fuori tema rispetto praticamente alla discussione principale sulla geopolitica, perché de fatto né il professor Giannulli né il professor Boldrini si mettono a discutere di quali modelli geopolitici usare per fare previsioni e dentro in quale arco temporale questi presunti modelli geopolitici potrebbero essere utilizzati per fare previsioni. Quindi il core della discussione praticamente viene eluso. Punto, fine della discussione sui due podcast che, se volete, potete andare a visionare ed espandere di persona la tematica. I links li trovate in descrizione. Continuiamo a ragionare di geopolitica in questa puntata, puntatona di mio podcasting, stagione 16, episodio 187 R, R come reaction. Cosa è la geopolitica scientifica in Italia? Link numero 3. Potete trovare in descrizione, è un webinar sul tema del Mediterraneo del futuro, Mediterraneo 2050. Ecco, scoprirete che i turchi, i tunisini, gli algerini hanno ben chiaro il grave problema della bomba demografica africana sotto il Sahara. Lo spagnolo non ha capito nulla degli impatti di cambiamento climatico. Il francese è focalizzato solo sul pivot in China e come la Francia può aiutare gli USA nell'Indo-Pacifico. Gli italiani, ecco, vuole dirlo, a quanto pare vogliono mega flussi di immigrati clandestini africani in Italia ed in Europa. Link 4. Altro link di geopolitica e di geografia.
il link lo trovate come sempre in descrizione. Ecco, i geografi geopolitici dibattono di colonialismo italiano dal 1871 al 1941. Wow, un tema decisamente al passo con i problemi di ventunesimo secolo. Va bene, passiamo oltre. Link numero 5, altro link di geopolitica e geografia, un altro webinar lunghissimo appunto di geografia e geopolitica. I panelisti, per farla corta e breve, discutono di quali responsabilità storiche e o tematiche empatiche utilizzare per pompare l'agenda politica o mediatica italiana. Sì, avete capito bene. I panelisti discutono, lo ripeto, di quali responsabilità storiche e o tematiche empatiche usare per pompare l'agenda politica o mediatica italiana. Ecco, direi che la cosa si commenta da sé dal punto di vista scientifico. Passiamo oltre. Link numero 6. Ecco, in quest'altro incontro di geopolitica e geografia, ecco, io confesso, non ci ho capito nulla. Quello che però è certo è che nel link numero 6, il link lo trovate in descrizione, non c'è nessuna analisi, non c'è nessun modello, non c'è nessuna attesa teorica. Andiamo avanti. Link numero 7, sempre di geopolitica, link lo trovate in descrizione. Un altro webinar di geografia e geopolitica cattedratica italiana, in cui nel webinar emerge il fatto che pare, a quanto pare, che i geografi e i geopolitici si sentano inutili e che non hanno prodotto niente circa il futuro del ventunesimo secolo. La crisi teorica e del pensiero geopolitico cattedratico italiano è così grave e profonda e pesante e opprimente che i geografi e i geopolitici si vorrebbero rinnovare. E questo a mio avviso è un elemento positivo. L'accorgersi di non aver prodotto una cippa, indubbiamente, sul ventunesimo secolo, ma l'intenzione di rinnovarsi è indubbiamente una cosa positiva. Link numero 8, ecco, altro link di geopolitica, link lo trovate in descrizione. I geografi e i geopolitici italiani si vorrebbero rinnovare. Ecco, pare che abbiano creato un panel per rinnovarsi. In questo webinar lunghissimo di 9 ore e 45 minuti di bla 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 bla, ecco, il metodo scientifico galileiano, ancora non l'hanno ancora inventato. Passiamo oltre. Link numero 9, altro webinar di geopolitica, però ad approccio storico. Ecco, a qui a mio avviso escono i dolori forti. Ecco, sinceramente a mio avviso la fiaba dell'asilo del 1800 di Ertland contro Rimland a me non mi convince, perché la fiaba dell'asilo di Ertland contro Rimland non spiega il colonialismo nel Sud America, non spiega il colonialismo in Nord America, non spiega il colonialismo in Australia, non spiega il colonialismo in Africa, non spiega la guerra cino-sovietica, non spiega il pivot in China, quello che si è ipotizzato per il ventunesimo secolo, perché la Cina non è Ertland. Inoltre ignora lo stato di natura del cambiamento climatico e ignora completamente il tema della sovrappopolazione di ventunesimo secolo. Link numero 10, andiamo avanti, sempre il link numero 10, il link del webinar lo trovate in descrizione. Altro webinar di geopolitica, ritornano i miti ottocenteschi degli ovini di Mackinder. Ecco, io sinceramente mi chiedo, ma come si possa ancora pensare nel primo ventennio del ventunesimo secolo che possa esistere un Ertland in cui ci sono più risorse di quante ce ne siano in tutto il resto del pianeta Terra. Ecco, ma questa è una fiaba d'ovini di Mackinder di Pasqua. Com'è possibile? Ecco, anche se provate a lanciare una manata di sassi casuale in una stanza, vedrete che questi più o meno si spandono un po' più o meno da tutte le parti. Se li lanciate per aria, questi poi scendono, sì, un po' centralmente, un po' qui, un po' là, un po' su, insomma, ripetete l'esperimento più volte e vi convincerete che pensare che tutta la roba, praticamente tutte le risorse, siano concentrate solo in un determinato posto è ovviamente un mito da ovo Kinder, ovino Kinder di Pasqua, ecco, siamo in tempo.
Poi ovviamente poi ritorna la lotta feroce tra Gioggi di Mare contro Capri di Terra. Ecco, la cosa comica per un osservatore esterno è che a nessuno frega niente del cambiamento climatico, a nessuno frega niente della bomba demografica africana. Tutti i geopolitici italiani vogliono 1.2 miliardi di africani in Italia e in Europa. Punto. Ecco, passiamo oltre. Andiamo a vedere una serie di link relativi a che cos'è la geopolitica commerciale italiana, perlomeno per quanto riguarda il settore dell'editoria. Il link successivo è il link numero 11, comunque questo lo trovate in descrizione. Ecco, l'intervento del generale Jean è illuminante sul tema, è utile anche l'intervento dell'amministratore delegato dell'ENI, un webinar che vi consiglio di andare a visionare. Peccato che però poi il dibattito non si sviluppi oltre, perché i temi di XXI secolo sono scomodi, il futuro fa paura, la narrazione, quando fu fatto questo webinar all'epoca, minava l'ottimistica favola buonista del tempo, che era massicciamente propagandata dall'accoglienza ad oltranza, ragione per cui gli interventi, diciamo, avvengono più importanti del generale Jean, dell'amministratore delegato dell'ENI, incominciano a sfiorare un pochino i problemi sul livello della superficie e oltre non si va, perché sono tematiche che all'epoca in cui fu fatto praticamente il webinar erano temi che minavano l'ottimistica favola buonista del tempo e quindi erano un elemento che era avulso e doveva essere sostanzialmente sedato e coperto, perché il futuro fa paura. Link numero 12, altro webinar di geopolitica per farla corta e breve. Ecco, non c'è traccia del concetto di densità di abitanti per chilometro quadrato. Non c'è traccia di impatti del cambiamento climatico nel PESTL. Tutti i panelisti hanno assiomi granitici, ossia tutti gli 1.2 miliardi di africani migreranno in Europa, perché il panel dice che demograficamente sono necessari. Ecco, a parte che una curva demografica non ha nessuna necessità, tranne quella annessa ai bisogni primari delle persone, che possono essere anche insostenibili e restare insoddisfatti. Si pensi al fatto che in tutto il XX secolo, ahimè, l'Africa non è mai stata autonoma in modo alimentare, e nel XXI secolo l'Africa al 2050 non potrà essere autonoma in modo alimentare. Quindi gli assiomi dei panelisti sono fuori dalla realtà ed è palese che parlino di cose di cui o non hanno capito nulla, o hanno capito poco, oppure è evidente come il sole che non hanno chiaro di quali siano le variabili chiave di XXI secolo, perché l'alternativa è questa che stiano facendo cover up. Links 13, ecco, altro webinar di geopolitica, bah, che vi devo dire. A parte qualche elemento di demografia italiana di oggi diffuso qua e là, manca in tutti i panelisti del link 13, manca totalmente un'analisi PESTL dell'Italia. Ecco, assiomaticamente anche qui il panel, come nel podcast precedente, pensa in modo assiomatico che il futuro dell'Italia sia un istante utopico degli anni 80 di XX secolo, un istante utopico dilatato nell'infinito, perché il panel geopolitico del podcast del link numero 13 ritiene in modo chiaro, granitico, che il XXI secolo è un secolo stazionario e privo di proprie turbolenze. Va bene, passiamo oltre. Links numero 14, ultimo links geopolitico in webinar. Ecco, io confesso, non ho l'abitudine di visionare nulla dei contenuti del Fabbi. Inoltre, dopo un'ora di monologo, ecco, io non ci ho capito nulla, probabilmente è colpa mia, ma io comunque non ho capito in modo chiaro e schematico quale sia il futuro dell'Unione Europea e perché. Limite mio. Tiriamo le fila di questo lungo podcast a cui fare un rinvio a numerosi vari altri webinar di geopolitica. Geografia e geopolitica italiana. Ecco, a mio avviso si commenta da sé.
Ok, tutti i links che vi ho detto, enumerati, links 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, li trovate in descrizione, enumerati appunto come links 1, 2, 3 e via di sempre. Se volete andare a espandere i vari temi, sono tutti webinar molto lunghi, quindi se volete andare a visionarli per prendere una maggiore visione di questo mio podcast, che è una reazione a tutto questo intero blocco di podcast, vi dovrete andare a fruire almeno buona parte di questi link che io ho evidenziato in descrizione. Altrimenti, andare a commentare e prendere atto solo di questo podcast, a mio avviso, ecco, lascia un po' il tempo che trovano se prima non si va diciamo, a documentarsi sulle fonti originali, da cui poi io successivamente ho estratto alcuni brevi e fugaci commenti sulla superficialità dei temi trattati. Va bene, per questa superficialità, per quanto riguarda il mio punto di vista. Comunque, per questa puntata è un po' tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.